forse è vero, mi sono un po' addolcita, la vita mi ha smussato gli angoli. Ora, io sono stata la prima donna che a Bologna ha diretto un ufficio molto complesso, ma parlo nell'88-89, l'ufficio immigrazione. E quindi quando arrivai in quell'ufficio, l'ispettore mi disse: guardi, tutto mi poteva capitare nella mia vita, ma che a casa mi comanda mia moglie, mi comanda mia suocera, ma non posso tollerare che in ufficio mi comandi una donna. Però a mo' di battuta, che poi insomma è stato il mio più grande collaboratore, il mio maestro. Dirigevo anche l'ordine pubblico, ho diretto l'ordine pubblico anche con 50-70 uomini da primo dirigente a Bologna, le partite, basket, manifestazioni. Ovunque sono andata è sempre stata per loro la prima esperienza nel vedere un questore donna. E quindi hanno sempre atteso con curiosità come mi muovevo. Per chi mi ha veramente amato. Noi donne abbiamo anche il dono di essere multitasking in casa e anche fuori. Portiamo non l'atteggiamento di sfida, come spesso succede chi siede al mio posto nei confronti degli altri uomini. Cerchiamo sempre di trovare la sintesi tra le diverse posizioni. Questo lavoro ha dovuto girare veramente tutta Italia. Questo significa anche sacrificare un po' quella che è la famiglia, gli affetti. Sì, devo dire che il mio compagno, con cui siamo insieme da 30 anni quasi, all'inizio insomma anche lui ha faticato un po', poi nel tempo ovviamente. Devo dire che lui mi ha sempre accompagnato, io ho fatto veramente tanti sacrifici pur di conciliare l'affetto e il lavoro. Per cui io anche da Potenza partivo il sabato a mezzogiorno, arrivavo a Bologna alle 5:30, il lunedì alle 5:15 mi svegliavo, prendevo il treno alle 6:20 e arrivavo poi a Potenza verso le 11. Una particolare sensibilità per le problematiche attinenti alla violenza di genere. E ho sempre cercato di sensibilizzare il personale e di affidare questo tipo di fenomeno soprattutto a uomini e a donne che avevano una particolare, in possesso di una particolare sensibilità. Che avesse una particolare predisposizione nell'ascolto. Quando decide di denunciare? Solo esclusivamente quando è il culmine della violenza e quando questa violenza va ad incidere anche nei rapporti con i figli. Invece bisognerebbe agire prima. Se noi tuteliamo solo esclusivamente la donna, come? Prelevandola da casa con i figli, la collochiamo in una casa protetta. Il marito, il compagno, il fidanzato, se ha dei problemi psichici, difficilmente con l'allontanamento desisterà dai suoi comportamenti, l'aspetterà sempre dietro l'angolo. Ecco perché attualmente non c'è nessuna legge, nessun provvedimento che prevede non di allontanare da casa la donna, ma di prevedere cosa. Perché l'uomo agisce così? Vuol dire che ha un pregresso culturale, un background di disagio che poi si riflette nei rapporti interpersonali. Ecco perché bisognerebbe curare l'uomo, tutelare sotto certi aspetti il ragazzo, l'uomo, oltre ovviamente anche alla donna.